vi leggo una lettera e poi vi dico anche chi è l'autore, così vi tengo un po' sulle spine. Carissimo signor Marek, che Dio l'aiuti per il Mysterium, per capire che cosa si nasconde in esso devo prima leggerlo, ma già così, in base alla sua lettera, si può intuire qualcosa. Cercherò di leggerlo al più presto. Per ora la ringrazio per il testo, anche se ancora non l'ho letto, e per l'ottima prefazione dell'autore. Che la Madre di Dio vegli sempre su di lei e protegga lei, Zofia e la vostra famiglia. Nelle mie preghiere ricordo ogni giorno Medjugorje. Questa è una lettera che parte il 28 maggio 1992 dal Vaticano ed è firmata da Giovanni Paolo II. Ecco che anche un Papa, prima di dichiarare l'autenticità o meno, si pone nell'ottica della preghiera, nell'ottica della ricerca. Nelle mie preghiere ricordo ogni giorno Medjugorje, e questo è bellissimo, eh? E poi dice a questo signor Marek, che è un giornalista polacco cattolico, Marek, speriamo di tradurlo bene, Marek Skwarniki e sua moglie Zofia, che hanno pubblicato 4 lettere di Giovanni Paolo II su Medjugorje. 4 lettere che il Papa ha scritto rispettivamente il 30 marzo del 91, il 28 maggio del 1992, l'8 dicembre 92 e il 25 febbraio del 1994. Ma il Papa dice ancora altre cose e vi leggo un estratto ancora di un'altra lettera, quella dell'8 dicembre 1992. Giovanni Paolo II, tra l'altro, dice: ringrazio Zofia per quello che mi fa sapere su Medjugorje. Anche io visito ogni giorno questo luogo quando prego. Mi unisco a tutti quelli che pregano lì e ricevono da lì la chiamata alla preghiera. Oggi capiamo ancora meglio quell'invito che la Madonna fa alla preghiera. Mi rallegra che al giorno d'oggi non manchino le persone di preghiera e gli apostoli. Ringrazio il signor Marek per tutte e due le poesie, quella di Uta e l'altra di Lagievnik. E poi il Papa dice: augura a tutti il dono della fede e il dono della salute. E in un'altra lettera del 6 dicembre 1993, Giovanni Paolo II dice, sempre richiamando questo sguardo della signora Zofia, la moglie appunto del giornalista polacco famoso Marek Skwarniki, speriamo di averlo detto bene, chiedo scusa ai nostri telespettatori di lingua polacca, dice: so che lo sguardo della signora Zofia rivolto a Medjugorje è di recente anche verso Ostra Brama a causa del suo passato. Come è noto, io mi sono recato a Ostra Brama e lì ho citato addirittura Mickiewiczy. Purtroppo non sono mai stato a Medjugorje, anche se il mio sguardo è rivolto verso quel luogo. Dica questo a sua moglie. Guardo verso quella parte e mi sembra che quanto di terribile oggi avviene nei Balcani non si possa capire senza Medjugorje. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.